Con il grande convegno dell'autunno del 2021 siamo a 60 anni dallo studio straordinariamente importante di Emilio Sereni sul paesaggio agrario italiano. 60 anni dopo, il suo libro, la sua ricerca, le sue grandi intuizioni. Ci interrogano e in un certo senso ci domandano: e voi cosa ne pensate adesso del paesaggio che state vivendo, che state vedendo? E così continua questo filo di impegno straordinario tra il pensiero, l'azione, l'attività di Emilio Sereni, antifascista, politico, ministro, studioso, poliglotta, persona che stava bene nel mondo e quindi di grande livello internazionale, di cui noi qui a Casa Cervi abbiamo l'archivio e la biblioteca. E questo convegno ci porta a immergerci in questa grande attenzione verso la terra, verso il paesaggio. Questa attenzione oggi è globale e ci impegna con una urgenza incredibile, perché la bellezza del paesaggio, le possibilità del paesaggio possono svanire se noi non ne abbiamo cura. E grazie a tutti coloro che hanno lavorato, dal comitato scientifico allo staff del CERVI, per la realizzazione di questo convegno, che è un grande atto di amore verso Emilio Sereni, oltre che verso il paesaggio italiano.